Alla città ospitante, Pescara, è stato assegnato il nome importante di capitale dell'economia. Troppo? Troppo poco? Certo è che, per 2 giorni, sono state scattate delle fotografie dettagliate sullo stato dell'economia abruzzese. All'Aurum si è ragionato sull'oggi, ma soprattutto sul domani. L'Abruzzo Economy Summit, che si è appena concluso a Pescara, ha visto la partecipazione di figure di riferimento autorevoli nel campo della cultura, dell'economia e del credito. Sono stati affrontati temi importanti come lo sviluppo connesso alle ZES e soprattutto la reazione necessaria alla pandemia. Lo strumento principale sarà naturalmente il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma occorreranno anche tanto cervello e buona volontà da parte dei protagonisti locali. Si è parlato di tanti argomenti, ma mi sembra che oggi sia stato centrale quello della ZES, sia per la presenza del commissario, ma perché poi un po' tutto è collegato, anche le infrastrutture, i sistemi di trasporto, una necessità di connessione a tutto campo. In che modo l'Abruzzo sarà in grado ancora di costruire qualcosa di più attorno alla ZES? Realizzando quelle opere che per troppo tempo o non sono state volute o non sono state pensate o non sono state finanziate. Noi abbiamo in questi 2 anni e mezzo di lavoro messo in fila alcune situazioni, alcuni progetti, abbiamo fatto sedere intorno a un tavolo tutti gli attori protagonisti, ad esempio per il potenziamento, la velocizzazione della ferrovia Roma-Pescara, e oggi c'è un progetto condiviso con i primi finanziamenti già previsti nel PNRR, un commissario di governo nominato per la realizzazione del progetto. Se il governo continuerà insieme ad RFI a sostenerlo e a finanziarlo, entro il 2030 quest'opera sarà integralmente completata e permetterà di arrivare da Roma a Pescara in meno di 2 ore, da Avezzano a Roma in meno di 50 minuti, da Sulmona a Pescara in 40-45 minuti e con treni che partono ogni mezz'ora. Diciamo realtà radicalmente diversa da quella attuale, che vede quasi 3 ore e mezza per arrivare da Roma a Pescara e frequenze molto basse sulle nostre linee. Così per i porti abbiamo reperito i primi finanziamenti, il 30 ottobre il commissario Pettorino ha il dovere di presentare i progetti per il porto di Ortona, nell'autunno apriranno i cantieri del porto di Pescara, per il quale abbiamo intanto reperito i finanziamenti per fare poi i successivi lotti, quindi completeremo tutto il piano regolatore portuale di Pescara, tutto il progetto complessivo. Lo stesso avverrà ad Ortona e anche a Vasto, dove i primi 12 milioni li abbiamo stanziati per ampliare la banchina, rendere possibile l'approdo del treno. Entro la fine dell'anno io credo che la progettazione sarà completa e pronti ad andare in gara.